Nonostante il graduale ritorno alla libertà con la fine della pandemia, non dobbiamo pensare che le cose torneranno come prima. Lo sostiene Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, che spiega come mai, dopo averlo tanto desiderato, il ritorno alla normalità provoca disagio e stress. Cominciano già a esserci diversi studi, uno molto recente dell'American Psychologist Association, che dice come oltre il 49% delle persone incontrino difficoltà a tornare alle interazioni umane precedenti. Non piacciono assolutamente al nostro cervello grandi cambiamenti e grandi incertezze. Noi abbiamo attraversato un periodo in cui l'incertezza era stata all'ordine del giorno. Di fronte all'incertezza, soprattutto quella iniziale del primo lockdown, delle restrizioni della seconda fase, quella autunnale, il nostro cervello si è spinto a cercare di controllare l'incertezza. Continuiamo ad aver costruito un ambiente protettivo e facciamo grande fatica a uscire da questo ambiente protettivo. In un solo mese di lockdown c'è stato un aumento del cyberbullismo. Il 6% dei minorenni tra 9 e 17 anni sono stati vittime di bullismo in rete e il 19% ha assistito ad almeno un episodio di violenza verbale. A dirlo è Luca Bernardo, che guida il Dipartimento di Medicina dell'Infanzia e dell'Età Evolutiva dell'ospedale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano e che ha condotto uno studio sul bullismo nel periodo Covid e post-lockdown. Il bullismo femminile, perché ricordiamo che un bullo su 6 è femmina, donna, ragazza. Bene, tutte queste rappresentano forme di violenza che portano a un'assimilazione da parte delle ragazze di una modalità di prevaricazione che all'inizio era psicologico, anche oggi è fisica. Sappiamo di ragazze che vanno nelle palestre a imparare a picchiare, a colpire, a aggredire le proprie compagne. Circa 121 le vittime di cyberbullismo, circa 89 sono stati gli insegnanti colpiti mentre impegnati con la DAD. Ovviamente l'isolamento forzato ha portato a un aumento di rabbia che spesso si è sfogata attraverso la rete. Bambini e adolescenti, ovviamente i soggetti più a rischio, ma anche i giovani, soprattutto nelle ore notturne. 100.000 ragazzi in Italia stanno portando avanti una ribellione silenziosa contro la società che li vuole competitivi, concentrati nei propri sforzi individuali di autorealizzazione. Si chiama Ikikomori, in giapponese vuol dire stare in disparte. A spiegare il fenomeno è Chiara Illiano, coordinatrice per l'area psicologica di Ikikomori Italia Onlus per la Regione Lazio. Con la pandemia, come per molti altri fenomeni e condizioni patologiche, il fenomeno Ikikomori è peggiorato. C'erano persone in ritiro da tanto tempo che con il lockdown avevano vissuto qualche miglioramento, racconta Eliano, perché tutti eravamo fermi, immobili, uguali. Venendo meno le relazioni e la pressione alla realizzazione sociale durante la fase emergenziale della pandemia, queste persone sono state apparentemente meglio, ma è stato un momento circoscritto perché, aggiunge, in conseguenza della riapertura c'è stato un netto peggioramento. Stiamo assistendo in questa pandemia a un aumento estremo tra gli adolescenti di tentativi di suicidio, suicidi reali, ideazioni suicidarie, risse, accoltellamenti ed esplosioni di violenza incredibili. Dobbiamo dare la possibilità ai nostri giovani di uscire da questo pantano facendo il vaccino contro il Covid, per avere poi la libertà di stare insieme e abbassare la rabbia accumulata. Bisogna dire ai giovani, senza lasciare le cose a metà, che solo quando saranno vaccinati potranno tornare a ballare in discoteca. È una posizione chiara quella di Federico Bianchi di Castelbianco, direttore IDO, sul tema vaccini, socialità e adolescenti. Lo psicoterapeuta si sofferma anche sulla questione delle bocciature a scuola. Il problema della bocciatura o non bocciatura è un problema molto grosso. Certo, non è un criterio da intervenire in un modo o nell'altro,
ma sicuramente ci vuole tanta cautela, perché quanta responsabilità è da addebitare alla pandemia e quanto al ragazzo, e se la responsabilità è da addebitare alla pandemia, perché la deve pagare il ragazzo? Cioè, quello che vorrei dire è che la pandemia ha preso il contropiede tutti, dal docente che era estremamente abile per fare lezione a quello che era estremamente incapace. Quindi il problema, diciamo così, è ricaduto su tutti, ma non possiamo fare che l'ultimo a pagare il conto sia il ragazzo. È una riflessione che va fatta, ovviamente, caso per caso e scuola per scuola. Da un po' di anni a questa parte gli uomini stanno rimodulando la propria sessualità di fronte a donne che acquisiscono sempre più consapevolezza di sé, delle proprie esigenze e dei propri gusti, che hanno sempre più forza e più potere e con le quali gli uomini non sempre si sentono capaci di confrontarsi. L'osservazione è di Rosa Maria Spina, psicologa e sessuologa. Mentre fino a qualche anno fa, fino a 10, 20, 25 anni fa, era molto più frequente trovare tra le disfunzioni sessuali maschili, soprattutto per esempio difficoltà a livello di erezione, da qualche anno invece a questa parte non solo sono aumentati i casi di eiaculazione precoce, ma anche appunto calo del desiderio, che un tempo era molto più appannaggio femminile. Ma questo perché? Perché laddove l'uomo avverte una difficoltà a livello sessuale, piuttosto che scendere in campo e provare a giocare lo stesso la partita, preferisce non giocare proprio. Quindi il desiderio, pian piano in questo meccanismo, diciamo, di evitamento, tende poi automaticamente a spegnersi, ma per una sorta proprio di autodifesa. Perché io devo provare desiderio per qualcosa che quasi sicuramente mi creerà una difficoltà? Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.